Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Il mondo dello sport, e quello dello sci in particolare, è in lutto per la morte di Elena Fanchini. Nella sua carriera Elena Fanchini ha preso parte a 6 edizioni dei mondiali e a 3 olimpiadi. Nel 2018, con un commovente era tornata e per lei non c'è stato nulla da fare. Elena Fanchini si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. I risultati più importanti della sua carriera di sciatrice li aveva conseguiti nelle gare di discesa libera. In questa specialità Elena Fanchini ha conquistato i mondiali di Bormio Santa Caterina Valfurva del 2005 e il primo posto in 2 gare valide per la Coppa del Mondo di specialità. Elena Fanchini era sorella di Nadia, più piccola di un anno e anch'essa sciatrice e vincitrice di un argento mondiale nel 2013, e di Sabrina. Lo scorso 20 gennaio la campionessa di sci Sofia Goggia aveva dedicato la vittoria nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo proprio a Elena Fanchini. Voglio dedicare la vittoria ad Elena Fanchini, che so che sta attraversando un momento delicato nella sua vita. Questa vittoria è per lei, aveva detto Sofia Goggia nelle interviste post-gara. Parole che avevano toccato profondamente Elena Fanchini, che aveva ringraziato pubblicamente Sofia Goggia per la dedica. Tutto nel mondo dello sci e tutto lo sport italiano è morta a 37 anni Elena Fanchini, ex sciatrice che anni fa era stata colpita da un tumore. Era nata nel 1985, aveva vinto una medaglia d'argento ai mondiali in discesa libera nel 2005 e 2 successi in Coppa del Mondo. Sofia Goggia le aveva dedicato il successo di Cortina. Nel 2018 Elena aveva dato una bella notizia facendo sapere di aver vinto il tumore, poi purtroppo però la malattia è tornata. Oggi si è spenta a Solato in provincia di Brescia. Lascia al marito Denis